non l'ora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di non l'ora vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie, oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno, oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah. Non voglio vedere para, e quindi ra, e quindi ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, ti rimando due kiss. Ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, te poti neanche dai amici vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di non, l'ora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di non, l'ora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco cascali. Ma se il collo non si toglie sembra una sciarpa d'inverno. E volo su, amo il blu, sguardo in su. Come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Ti condanni come prive, cache, pace. Te se sei te, fatto con me. Per avere eccitare me con gli altri. E c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Hoy veremos toda la acción de la UEFA Europa League. Es el Rapid de Viena contra el Jürgen Gardens. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Este equipo visitante que suele ser tan elegante en eso que parece muy incómodo para los equipos que le enfrentan. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido 1-0. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Y ahí están anotando el siguiente. Ahí va de vuelta, ese pase elevado sobre la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta.